Comunque su questi temi rientreremo, ci torneremo anche perché poi ascolteremo le organizzazioni agricole. Adesso la parola al rappresentante del sistema delle ARPA sul territorio, dottor Luca Marchesi, che ci, penso ci illustra quelle che sono le, state le problematiche affrontate nella gestione di questo progetto. Sì, grazie. Allora, io ringrazio lei, saluto tutti coloro che sono stati, mi scuso per un po' di mal di gola. E ringrazio soprattutto Bernardo Gennardini, presidente dell'ISPRA, se me lo consenti, cui mi lega una stima professionale ma anche un'amicizia personale, forse perché siamo entrambi genovesi, hai citato nel suo intervento il tema genovesi immigrati, lui verso sud e io verso nord. Faccio oggi la mia prima uscita come direttore generale di ARPA Friuli Venezia Giulia. Chi è in sala mi conosce invece come dirigente di Regione Lombardia prima e poi di ARPA Lombardia. Credo per questo, per il fatto che sono un dirigente del sistema che viene da una regione e si è spostato in un altro, il professor De Bernardini mi abbia chiesto in qualche modo di rappresentare, ed è l'oggetto di questo mio intervento, quello che è stato il contributo delle agenzie nell'ambito di questo importante lavoro. Per me è un grande onore e un compito anche impegnativo, per cui ci provo, rispetto al fatto che in un'aula di esperti, io esperto non sono, quindi rappresenterò alcune cose che costituiscono punti di dettaglio rispetto a ciò che ha abbastanza compiutamente già illustrato il presidente dell'ISPRA. Anche perché ho visto che il pomeriggio consentirà alcuni momenti di approfondimento più mirati, che saranno condotti dai direttori tecnici delle 5 agenzie del Nord Italia che hanno partecipato al lavoro, e quindi lì sarà, credo, un momento più adatto, insomma, per focalizzare alcuni aspetti. Permettetemi però da componente del Consiglio federale di raccogliere uno spunto che ha messo un po' latere in coda al suo intervento De Bernardini, ma che condivido pienamente, è molto importante. Questo dal punto di vista di metodo e di impatto sull'architettura istituzionale del sistema di protezione ambientale nazionale, questo terreno di gioco che è stato il lavoro sui nitrati nelle acque delle 5 regioni del nord, consente anche di sperimentare un approccio rafforzato di lavoro tra le agenzie regionali, l'ISPRA e le autorità regionali dello Stato, che mi pare vada nella direzione di rafforzare, rendere più visibile il ruolo del sistema di protezione ambientale di questo Paese. E quindi condivido anche l'auspicio che Bernardo ha espresso di un rafforzamento di questo, di questa dimensione di lavoro, partendo da un'esperienza che si è rivelata, mi pare, importante e positiva. Rispetto invece, entrando invece un po' nel merito del lavoro che hanno fatto le agenzie regionali per l'ambiente nell'ambito di questo importante progetto, io ho preparato, più che io veramente, i miei collaboratori, in particolare il dottor Tofolutti che sta là in fondo, abbiamo preparato delle slide che poi metteremo a disposizione che rendono in maniera complessiva e approfondita conto di quello che è stato fatto. Qui mi limito a sottolineare alcuni punti che mi sembrano più interessanti come inquadramento generale. Allora, il contesto è noto ed è l'accordo Stato-Regioni del 2011 in cui veniva definito, in cui vengono definite, diciamo così, la cornice del progetto in relazione ad alcune indagini che erano previste, quindi l'impatto delle pressioni antropiche sullo stato delle acque superficiali sotterranee, la verifica e il potenziamento della rete di monitoraggio, il riesame dei dati disponibili, l'avvio dell'analisi isotopica di cui ha parlato De Bernardinis nella sua illustrazione. C'era una governance di progetto che è rappresentata da questo schema, e vi evidenzio che le agenzie sedevano sia in un tavolo di coordinamento, diciamo così, alto, sia in un gruppo di lavoro operativo, e poi facevano parte di entrambe
le cosiddette unità operative, quindi quella che si occupava del tema dei dati, dell'analisi delle reti, e sia quella, la numero due, che si occupava invece del tema del campionamento delle analisi, vuoi per quanto riguarda l'analisi isotopica, qui c'era solo il tema del campionamento naturalmente, perché poi il tema analitico è stato affidato ad un'università che è la seconda università di Napoli, e poi il tema invece dell'analisi di laboratorio condotte, di campo di laboratorio fatte dalle agenzie. Questo era il comitato di coordinamento, dove sottolineo che per le agenzie la rappresentanza era affidata a livello delle direzioni generali, quindi l'investimento anche istituzionale che il sistema ha fatto nel seguire e presidiare questo progetto è di livello apicale, rappresenta anche un investimento che esprime un investimento strategico da parte del sistema delle agenzie. Su cosa principalmente abbiamo lavorato come agenzie? Il primo tema era quello di arrivare a un database georeferenziato che correlato al SINTAI, in cui georeferenziare le informazioni alfanumeriche già disponibili. Il secondo era quello di definire un modello armonizzato per la valutazione delle aree di differenti vulnerabilità, lo SPEC di cui abbiamo sentito parlare prima, e poi la compartecipazione rispetto al tema delle analisi isotopiche. Su quello che è il primo punto, che è un po' rappresentato da questo schema, vedete, c'è un tema di dati raccolti disponibili esistenti presso gli enti territoriali, presso i ministeri, presso gli zooprofilattici, presso le agenzie che alimentano in via ordinaria il SINTAI. Ecco, questo tema della raccolta dei dati ha rappresentato un notevole impegno per le ARPA e per le regioni, per gli enti territoriali, quindi lo sottolineo come una dimensione di lavoro che è stata molto impegnativa per i colleghi e qui è opportuno dare il dovuto risalto. Questo è il contesto territoriale delle cinque regioni. Qui sottolineo un'altra cosa che ha detto De Bernardini, questo è un pilota su un'area molto importante, cioè non è un comunello, è il nord Italia, 20 milioni circa di cittadini, credo un terzo del PIL più o meno, giù di lì. Le nostre reti di monitoraggio con quelle stazioni che a livello di impatti dimostrano in qualche modo il supero dei 50, la soglia dei 50. E veniamo invece a quello che è un contributo molto interessante che ha illustrato il professor De Bernardinis, questo indice SPEC. Si tratta di un indice parametrico che si basa sull'idea di assegnare punteggi a tre dimensioni, quindi le sorgenti, le fonti di pericolo, insomma, e poi i fattori ambientali di controllo. C'è un insieme di layer informativi molto complessi, molto articolati, che sono lì descritti, quindi si va alla dimensione del pericolo in cui la dimensione della sorgente e la concentrazione della sorgente vengono messe in relazione a definire il fattore di pericolo e poi i fattori di controllo che sono dal clima, le pratiche agronomiche, i sistemi di irrigazione, la struttura, la tessitura del sottosuolo, la soggiacenza della falda, tutti elementi che in qualche modo possono intervenire a spiegare da un punto di vista scientifico anche alcune delle perplessità e degli elementi di stupore che ad esempio Roberto Cova ha dichiarato nel suo intervento, no? Oppure che sono stati. È un sistema veramente molto complesso che poi si fonda su una struttura anche di equazioni di sommatorie, insomma, che poi vedete, che consente comunque di definire HISTAT Hazard Index un indice di rischio sulle quattro dimensioni minerale, organico, fanghi, civile e una somma delle sommatorie che dà un indice totale. Elaborando tutto ciò attraverso ArcGIS si hanno delle mappe in cui in maniera molto immediata attraverso un indice colorimetrico, vedete, viene attribuito questo fattore di indice di rischio totale alle singole celle, si va dal verde al rosso dove c'è il rischio più alto, questa credo sia la provincia emiliana, forse Piacenza, e poi per ogni cella c'è una torta invece che distingue gli apporzionamenti e l'origine del minerale, l'organico, il fango e il civile.
Questa tabella che è stata elaborata anche questa in ISPRA attraverso i contributi delle agenzie raccolti, dà questa distribuzione dei comuni su 5 classi di rischio. La prima riga, prendiamo per esempio il Piemonte, dà la percentuale sulle 5 classi di rischio dei comuni dal minimo all'elevato, e poi consente all'interno di definire quali sono i contributi prevalenti. Quindi qui vedete che effettivamente un po' in tutte le 5 aree territoriali analizzate si vede spesso come trascurabile o addirittura assente il contributo prevalente del civile e quello prevalente dello zootecnico, mentre i punti più presenti sono sempre il misto e il minerale. Anche i fanghi, laddove ci sono, nel Lombardia e Emilia Romagna, sono per lo più assenti, dove per prevalente si intende una percentuale di contributo superiore al 75% dell'indice totale. Queste sono le altre due regioni. La rappresentazione cartografica di questi dati, poi per comune, da quella mappatura che vedete, dove sulla destra c'è l'attribuzione dell'indice totale, e sulla sinistra invece ci sono il minerale, il zootecnico, il civile. Ci sono le rappresentazioni cartografiche per tutte le regioni, con alcuni comuni tipo che vengono esplosi in quelle torte che vedete centralmente. Questa è l'Emilia Romagna, il Veneto, il Friuli Venezia Giulia. E un altro lavoro su cui le agenzie sono state impegnate è stata l'individuazione delle aree di taratura. Allora, questo è il modello concettuale che ha già mostrato De Bernardinis e illustrato De Bernardinis. Su questo modello concettuale sono stati definiti alcuni scenari di potenziale contaminazione in funzione dei percorsi dei nitrati, no? Quindi c'era l'area di bianco, quella della paperella appunto, in cui non c'era nessun percorso attivo, e le varie casistiche su diversi scenari che vanno a definire delle aree, diciamo, semplici e aree più complesse. Il lavoro delle agenzie qui consisteva anche nel lavorare sulla taratura del modello. Quindi per ogni scenario sono stati definite le matrici da considerare, i punti di campionamento, le frequenze e poi un numero di campioni. Questa in realtà era l'impostazione iniziale del POD, poi durante il lavoro sono state individuate 6 aree di taratura, non 4, e questo è il modo in cui poi le agenzie si sono divise il lavoro. Anche qui è stata un'esperienza di lavoro comune, di collaborazione molto positiva, in cui c'è stato anche un riequilibrio dei carichi di lavoro, laddove in particolare per le regioni come la mia regione, Friuli Venezia Giulia, la superficie agricola era inferiore. C'è stato un intervento anche su campioni che invece riguardavano le aree di taratura del Piemonte, e con i numeri, vedete, con i numeri delle analisi realizzate per la taratura. Qui abbiamo scritto in particolare qual è stato il contributo delle agenzie che hanno provveduto a fare campionamento e anche la preparazione del campione per le analisi isotopiche che poi sono state trattate dall'università, e i campionamenti e le analisi chimico-fisiche invece di campo e di laboratorio, con quella serie di analisi e determinazioni fatte sia per la matrice acqua che per la matrice suolo. Li sono riportati: nitriti, nitrati, boro, fosfati e via dicendo. Ecco, infatti chiudo illustrando quello stato il contributo delle ARPA sulle aree vulnerate. Questo lo faccio più velocemente, anche perché poi sarà oggetto di illustrazioni mirate nel pomeriggio delle cinque agenzie. E quindi un primo lavoro molto importante è stata l'individuazione di criteri comuni per identificare queste aree vulnerate. Qui li vediamo sintetizzati, quindi selezionare punti di monitoraggio con concentrazioni significative di nitrati, punti su cui fosse evidente un trend nel tempo della concentrazione, un'adeguata distribuzione sul territorio,
Questo generava un piano di lavoro per cui per ogni area vulnerata si è campionato un punto di monitoraggio della rete più un altro, se esistente, con quei numeri che vedete sulla destra in termini di aree individuate, per un totale di 83. Queste aree vulnerate, che sono rappresentate qui in una carta complessiva di tutte le 5 regioni del nord, con la distinzione tra i pallini verdi sono le acque superficiali e l'arancione le acque sotterranee, e vabbè, poi adesso questo penso che saranno invece oggetto invece di illustrazioni più profonde del pomeriggio. Questa è la situazione lombarda, ma poi c'è insomma per l'Emilia Romagna, c'è per il Veneto e c'è per il Friuli Venezia Giulia. Con questo credo di aver illustrato, spero in maniera adeguata, quello che è stato lo sforzo di molti colleghi che ci hanno lavorato. Per noi è stato un impegno rilevante e importante, di cui ho detto il valore anche di metodo dal punto di vista del contributo istituzionale, e di cui confermo, credo a nome un po' di tutte le agenzie, anche l'interesse a essere sempre della partita. Grazie.